Nuovamente assieme, ben ritrovati telespettatori per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura andiamo a San Michele al Tagliamento, parliamo di una vicissitudine che stava ha vissuto un commerciante, aveva infatti aperto un'attività in una zona artigianale disposta appunto dall'ex PRG, dal vecchio PRG del comune di San Michele. Da lì ci fu una vicenda di esposti anonimi che portarono dei controlli. Ebbene, in tutta quella zona industriale di San Michele a Tagliamento, Via dell'Industria si chiama appunto, c'era un PRG che prevedeva esclusivamente, prevalentemente l'area artigianale, e invece questo avveniva solo magari del commercio. Da lì appunto ci furono delle condanne e che ora hanno portato a una soluzione. Sentite che cosa è accaduto nel servizio di apertura del telegiornale. Commerciante nello stabile adibito ad area artigianale, due assolti a San Michele a Tagliamento. La decisione del giudice di Pordenone, Roberta Bolzoni, potrebbe aprire ora una serie di sentenze che mettono fine a una lunga lista di contenziosi sull'area artigianale, poi passata commerciale, di Via dell'Industria a San Michele a Tagliamento. Tutto è iniziato nel 2014, quando arrivò una denuncia anonima in comune con cui si lamentava che Luigino Poletti, titolare della Vision Pop SRL, esercitava la professione di commerciante nello stabile di Via dell'Industria di proprietà di Maurizio Moro di Ronchis. I due finirono nei guai perché l'allora PRG prevedeva in quell'area solo attività artigianali come principale e l'eventuale vendita. Non solo, perché nello stabile furono trovati una scala e delle pareti in cartongesso abusive. Entrambi furono condannati al pagamento di una multa da 17.250 euro da saldare in 30 rate. Difesi dagli avvocati Cristiano Leone per Moro e Willy Piccolo per Poletti, la sentenza venne impugnata. Nel frattempo, gli abusi edilizi sono stati sanati, rimanendo in piedi la vicenda sulla destinazione d'uso. L'amministrazione comunale nel tempo ha anche modificato il PRG, ma questo poco importava al giudice che era chiamato a valutare i fatti antecedenti. Luigino Poletti aveva avviato in Via dell'Industria l'attività di commercio di strumenti musicali, che tra l'altro aggiustava. La sua principale attività era però il commercio degli strumenti, in violazione al precedente PRG del comune di San Michele. Nei guai era finito anche il locatore, che avrebbe dovuto verificare quanto accadeva nello stabile. I due imputati sono stati assolti ai sensi dell'articolo 131 bis, come richiesto, fra l'altro, dallo stesso PM, che prevede la non punibilità quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Una sentenza che ora potrebbe fare da apripista agli altri procedimenti in corso con le altre attività della zona, i cui titolari sono finiti nell'esposto anonimo. A Motta di Rivenza la cronaca ci porta a parlare di atti vandalici al parco. L'amministrazione corre subito ai ripari con una nuova telecamera. L'occhio elettronico è stato installato nei giorni scorsi nell'area Motta Sud, lungo l'anello di Piazza Marco Polo, il parco a ridosso dell'area residenziale tra la circonvallazione Aldo Moro, via Albano Capoluogo e via 25 Aprile. Negli ultimi tempi era stata presa di mira da ignoti che hanno deturpato gli alberi piantati da non molto nella lotizzazione, e in questo senso sono state diverse le segnalazioni di residenti in comune. Qualcuno nel cuore della notte ha danneggiato diversi alberi lungo la strada. A questi episodi si sommano alcuni raid dei soliti ignoti in alcuni appartamenti, tutti episodi che hanno fatto propendere per l'installazione nell'area di un nuovo occhio elettronico. E ora parliamo della stagione balneare, prende il via in Veneto, c'è stato un controllo capillare, non è l'unico, eseguito dall'ARPAV, l'agenzia regionale, acque che sono di ottima qualità per la balneazione. Sentiamo allora quali sono questi controlli effettuati lungo l'arenile dell'Adriatico e non solo. La Regione del Veneto, tramite la sua Agenzia per l'Ambiente, anche quest'anno garantirà per i bagnanti la possibilità di tuffarsi nelle acque pulite attraverso controlli capillari sulle acque di balneazione marine e lacustri. La stagione balneare per il Veneto si aprirà in queste ore, ha specificato l'assessore all'ambiente, e dura fino al 15 di settembre. Durante questo arco temporale, ARPAV effettuerà controlli con cadenza almeno mensile, intensificati in caso di situazioni anomale, prevedendo la rilevazione di parametri ambientali come la temperatura dell'aria e dell'acqua, l'analisi di parametri microbiologici, indicatori di contaminazione fecale legata soprattutto
agli apporti dei reflui urbani con ispezioni di natura visiva. I controlli per il 2018 saranno effettuati su 174 acque di balneazione distribuite su 8 corpi idrici, 95 sul mare Adriatico, 65 sul lago di Garda, 4 sul lago di Santa Croce, 1 sul lago del Mis, 4 sul lago del Centro Cadore, 2 sul lago di Lago, 2 sul lago di Santa Maria e 1 sullo specchio nautico di Albarella, con ben 1044 campioni programmati per un totale di 2088 analisi, senza contare gli eventuali campionamenti aggiuntivi che saranno effettuati in caso di riscontro di campioni anomali per verificare la persistenza o meno del fenomeno inquinante e identificarne le eventuali cause. Alla fine della stagione balneare sarà poi possibile valutare per la prima volta anche l'acqua Baia delle Sirene nel lago di Santa Croce e le acque Vallesella Cologna, Lagole, Miralago nel lago di Centro Cadore, mentre l'acqua Vallesella Casette del lago di Centro Cadore sarà possibile classificarla alla fine della prossima stagione balneare. Dal risultato dell'ultima classificazione di legge relativa al quadriennio 2014-2017, conclude l'assessore, su 169 acque di balneazione in esame in Veneto, ben 163 risultavano di classe eccellente e le restanti 6 di classe buona. Nei giorni dal 7 al 9 maggio è stata comunque effettuata la prima campagna di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto, precedendo l'inizio della stagione balneare per confermare la loro idoneità all'avvio stagionale. Alla data odierna si conferma, sulla base dei risultati delle analisi effettuate a cura dell'ARPAV, la piena conformità ai requisiti di qualità previsti per la balneabilità di tutte le acque di balneazione ricadenti nel territorio regionale, ad eccezione di un unico piccolo punto nel lago di Centro Cadore, per il quale faremo dei campionamenti aggiuntivi. A Jesolo è cordoglio nel mondo politico, si è spento Luciano Rodighiero, 61enne consigliere comunale dal 2002 al 2012. Da tempo Rodighiero, personaggio molto noto in città, combatteva una battaglia contro una lunga malattia. Fedelissimo dell'ex sindaco Renato Martin, è stato per 5 anni iscritto alla Lega Nord, entrando poi a far parte della lista Renato Martin, condividendo ogni iniziativa. Sia nel periodo di maggioranza ma anche negli anni dell'opposizione, Rodighiero era diventato un vero e proprio punto di riferimento per la frazione di Caffornera. Luciano è stato un compagno di tante battaglie civili e politiche, ha ricordato Renato Martin con grande tristezza e commozione. Tutti perdiamo una persona buona, sempre disponibile, un amico sincero e un consigliere comunale sempre fedele che mi ha sostenuto nei tanti anni di lavoro per migliorare la nostra città. Luciano Rodighiero lascia la figlia e i due nipoti, il funerale si svolgerà proprio in questo mercoledì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Caffornera. A Portuguaro allora si è concluso Terra di Doggi, non solo rievocazioni storiche ed enogastronomia hanno caratterizzato quest'anno la 14ª edizione di Terra di Doggi in Festa, ma anche un importante evento culturale. Nella 3 giorni infatti in cui la festa ha animato il centro storico della città dell'Emene, i numerosi visitatori hanno potuto ammirare anche la riproduzione della Incredulità di San Tommaso, una tela di cima da Conegliano che è stata esposta in via Garibaldi. Il dipinto venne commissionato nel 1497 dalla scuola di San Tommaso dei Battuti per il loro altare nel Duomo di Portuguaro. Maurizio Conti è andato a vederla, ha sentito il professor Alessio Alessandrini e con questa appunto importante, questo importante quadro. Sentiamo. Con il professor Alessio Alessandrini a Portogruaro per parlare di una importante opera esposta in via Garibaldi in occasione della festa Terre dei Doggi. Ecco, professore, stiamo parlando dell'Incredulità di San Tommaso, un'opera importante. Questo è un bel regalo che Marco Bolzicco ha voluto fare alla città, praticamente è la riproduzione fotografica fedele della pala di cima da Conegliano che abbiamo venduto noi a Londra nel 1870 e che oggi si trova nella National Gallery appunto di Londra ed è uno dei capolavori assoluti che vengono esposti ai turisti di tutto il mondo in quella sede. Noi in Duomo ne abbiamo solo una scialba copia realizzata da Eugenio Bonò ancora ai tempi della vendita di questo quadro e oggi non possiamo vederlo dal vero, però questa è la riproduzione fedele e quindi anche senza andare a Londra possiamo apprezzarlo. È un quadro di grandissima importanza anche dal punto di vista della tecnica pittorica perché si dice sia
il quadro del Rinascimento italiano più ricco dal punto di vista dei colori. Se voi guardate bene, tutti i personaggi sono vestiti con colori diversi, tranne due, questa stoffa verde di questo apostolo e quest'altra qua giù, ma si pensa che ci siano addirittura 35 pigmenti cromatici diversi, mentre una pala normale è sui 15-16, insomma. E quindi quando noi portogruaresi abbiamo dato a Cima da Conegliano questa commissione, gli avevamo detto di fare il quadro con la manco spesa possibile, però invece lui l'ha fatto con la massima spesa possibile, andando a scegliere i blu lapislazzulo e tutti gli altri colori che arrivavano dall'Oriente ed erano cari, per cui negli anni successivi c'è stato anche un contenzioso di natura giuridica tra Portogruaro e Cima, perché, come spesso succede, il costo del quadro ha sforato i preventivi. Però questi sono fatti che restano nella cronaca. Nella storia dell'arte invece resta questo assoluto capolavoro dell'inizio del 1500, quando quindi stava cominciando il Rinascimento italiano, e incominciava molto bene proprio qui a Portogruaro con questo quadro. Ecco, professore, abbiamo detto che questa iniziativa è inserita all'interno di una manifestazione importante come Terre dei Dogi. Portogruaro è una città importante per l'arte ed ha parecchio da offrire. Ha parecchio da offrire, si parte da qui perché questo è un po' il nostro biglietto da visita nel mondo, e ha fatto bene Marco ad avere questa pensata, questa iniziativa davvero interessante e importante. Naturalmente poi c'è tutto il resto a Portogruaro. Il nostro Duomo, oltre a essere un monumento religioso, è anche un contenitore di opere molto importanti, inutile stare a citarle adesso, ma la chiesa di San Giovanni, ma tanti altri luoghi in cui un turista può venire e trovare qualche cosa di serio e di importante qui da noi. A Meolo rispuntano i centri estivi per i bambini organizzati dal comune. L'amministrazione comunale ha deciso infatti di riproporli dopo due anni di interruzione dovuta allo scarso numero di iscritti, confidando nella possibilità che questa volta ci saranno più ragazzi che frequenteranno le attività ricreative nel mese di luglio. Sembra che le richieste ci siano, ha precisato l'assessora sociale Moira De Luigi, e quindi stiamo riprovando per l'ennesima volta a proporre i centri estivi. Alcuni privati che negli anni scorsi avevano avanzato offerte alternative per i minori durante l'estate avrebbero rinunciato ad organizzarli per quest'anno. Diverse famiglie di conseguenza si troverebbero nella necessità di cercare altri servizi dove collocare i bambini, soprattutto quando entrambi i genitori lavorano, perciò l'amministrazione comunale ha deciso di fare questo ulteriore sforzo per proporre i centri estivi. A Meduna di Livenza ha preso il via la festa del pesce, Luca Falcomer è andato a visitarla. Ci troviamo a Meduna di Livenza per la giornata inaugurale della Festa del Pesce Azzurro, un evento che ormai è giunto alla sua 19ª edizione, coniuga ogni anno passione per la cultura e passione per la buona cucina. E a proposito di cultura, ho il piacere di presentarvi Anna Pozza, una pittrice di Meduna di Livenza, che per l'occasione esporrà le sue opere qui negli spazi adiacenti all'area dei festeggiamenti. Anna, come nasce e soprattutto quando nasce la passione per la pittura? Dall'infanzia. A me piaceva molto disegnare, anche facevo dei paesaggi con gli acquarelli, e poi ho smesso, ho cominciato a lavorare, la famiglia, ci si sposa, la famiglia, i figli, si dedica tutto il tempo alla famiglia. Una volta cresciuti, loro se ne sono andati e io ho tirato fuori questa passione perché l'avevo sempre dentro. Difatti mio marito mi aveva regalato una scatola di colori, il cavalletto, tutto quanto, e da lì ho iniziato. Qual è la fonte di ispirazione per creare le sue opere? La natura, a me piacciono molto i colori del cielo, mi guardo sempre intorno, viviamo in un mondo meraviglioso, la terra che dobbiamo curare. Ha fatto degli studi particolari? No, ho fatto solo un corso, ma era un corso più che altro amatoriale, insomma, ecco, che è durato un inverno, sì, qualche ora la sera, una volta alla settimana, nient'altro. Il resto
è una cosa che hai dentro e cerchi di esprimerla poi, insomma, ecco. Complimenti e in bocca al lupo. Grazie. Ed eccoci con Arnaldo Pitton, presidente della Proloco di Meduna di Livenza, nonché patron della Festa del Pesce Azzurro. Arnaldo, una marea di gente, cibo squisito come sempre, ho già avuto modo di sgranocchiare qualche portata. Sì, come sta andando? No, siamo contenti, tanto un saluto a tutti i telespettatori. No, siamo contenti perché quando vediamo la gente che apprezza i nostri piatti, il contesto piacevole, l'intrattenimento per i bambini, la pesca e beneficenza pro asilo, la mostra di quadri, dell'ottimo vino, professionalità, serietà e del volontariato sano a scopo benefico, credo che va bene così. Il buon Dio ci ha graziato e siamo veramente contenti. Vogliamo ricordare agli amici che ci seguono da casa tutte le date di questo evento? Sì, chiaramente ci saremo anche domani sera, poi ci saremo il weekend successivo, sempre sabato e domenica, e finiremo il 27, domenica 27. Grazie Arnaldo, complimenti e buona festa. Grazie a tutti voi e vi aspettiamo numerosi. E ora andiamo a Caorle, dissuasori di velocità a Castello di Brussa e la richiesta che è stata presentata dalla consigliera della lista Miollo, Rosanna Conte, nel corso della ultima seduta del Consiglio Comunale. Con una interpellanza la consigliera di minoranza ha segnalato alla giunta le preoccupazioni dei residenti nella frazione di Caorle legate all'aumento proprio del traffico veicolare estivo e all'assenza di adeguati controlli volti a garantire il rispetto dei limiti di velocità da parte degli automobilisti. Per questo la Conte ha chiesto di aumentare proprio i controlli della polizia locale e se da parte dell'amministrazione comunale non si ritenga necessaria l'installazione da parte di chi ne ha competenza di appositi dissuasori di velocità al fine di limitare lo scorrimento delle auto che molto spesso sfrecciano senza preoccuparsi dell'apposita segnaletica. Allora, Motta di Livenza, cambiamo decisamente pagina, parliamo di sport perché la Pallavolo Motta ha un nuovo coach, è andato a conoscerlo Luca Curtarelli. Pallavolo Motta, con noi Renato Barbon, nuovo coach. Allora, una nuova avventura per lei. Le prime impressioni? È difficile dare impressioni quando non ho ancora iniziato a lavorare in palestra, perché le prime impressioni le potrò dare solo quando avrò tutta la rosa in palestra e come faccio di solito io inizieremo a lavorare sodo e vediamo cosa ne verrà fuori. Ecco, lei prima ha parlato di giovani. Punterà tantissimo sui giovani, ecco, questa è una novità. Non è che puntiamo sui giovani, io ho chiesto alla società di avere intorno a una rosa, diciamo così, buona, di avere dei giovani che possono avere la possibilità di crescere in fretta. Se poi qualcuno di questi giovani, e secondo me uno o due di quelli che speriamo di poter portare qui, riuscirà attraverso il lavoro annuale a ottenere spazi, se non addirittura posto da titolare nell'arco della stagione, tanto di guadagnato, vuol dire che ci ho guadagnato io come allenatore perché ho fatto crescere un atleta, ci ha guadagnato l'atleta perché vuol dire che ha lavorato bene durante la stagione e ci guadagna la società che vuol dire che ha investito bene sul giocatore. Questo progetto valorizzerà sì la Serie B con i giovani ma anche il settore giovanile della Pallavolo Motta. Sì, è una delle... Anzi, la prima richiesta che ho fatto io, ancora prima di parlare di palloni o di altre richieste, di poter valorizzare alcuni giovani, di poter dare la possibilità agli allenatori locali di fare una certa esperienza venendo a lavorare in palestra il più possibile, vedere come si può lavorare con dei ragazzi, per l'amore di Dio, già preparati, già adulti. Però chi mi conosce sa che le mie progressioni, anche se lavoro con gli adulti, soprattutto nei primi due mesi, sono progressioni di pallavolo fatte anche a dimensione di giovani. Anche perché lei allena anche la nazionale Under 16, se non sbaglio. Sì, quest'anno ho avuto questo importante incarico. Inizialmente mi avevano incaricato di osservare e di cominciare a lavorare con tutta l'area nord e in un secondo momento mi hanno comunicato che
avrei avuto l'incarico di allenare la nuova nazionale Under 16 che andrà a costituirsi ai primi di luglio con l'annate 2003 e 2004. Una nota curiosa che arriva da San Donato di Piave: sarà Henry Winkler, in arte Fonzi di Happy Days, a inaugurare il nuovo ristorante dedicato al personaggio televisivo a Mussetta. Il celebre attore della serie televisiva Happy Days ha accettato l'invito della società Brisbane di Vicenza, che sta lanciando questa nuova catena di ristoranti denominata Fonzarellis, che invaderà il Veneto, e uno dei primi sarà a San Donato. Stanno terminando infatti i lavori del locale pubblico che sorge sul piazzale del supermercato Omega. Le due strutture hanno in comune il grande parcheggio con accesso di via Noventa accanto alla rotonda. Henry Winkler ha dato l'ok, ha spiegato il direttore generale Aldo Pellegrino. Il progetto che abbiamo inviato gli è piaciuto molto ed ha garantito la sua presenza. Il nuovo locale ad un piano occupa circa 400 metri quadrati, disporrà di 250 posti a sedere con un'area ricreativa esterna per bambini. Darà lavoro a 12 persone della zona, per cui la società che lo gestirà sta già valutando dei curriculum. Chi fosse interessato può inviarlo a job@enjoyfonzarellis.it. L'apertura è prevista nel mese di settembre, anche in funzione della disponibilità dell'illustro ospite. Le condizioni, anzi scusate, andiamo a vederci il nostro fotoreporter con scatti dal territorio, cioè fotoreporter. Grazie Vincenzo Scortegagna per Fotoreporter, grazie a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale, ci fermiamo qui. Vi ricordo che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24 oppure sul canale YouTube Media24 Television. Grazie a voi tutti, buon proseguimento con la rete. A risentirci.